Ecco a voi, questo qua è il Phantom, scusate, DJI 3 Standard. È una giornata un po' del cacchio, perché come vedete è nuvoloso, ma a Genova non c'è speranza di avere una giornata di sole, a parte l'estate che si muore, c'è afa. Questo è mio marito. Via. Cercando di far funzionare il telecomando ed eccolo qua. Il nostro DJI Phantom, anche a me che i droni non piacciono, perché esiste ne presi 15.000, questo qua non è piaciuto. C'è pure vento, un pochino, e il drone comunque rimane perfettamente fermo. Come potete vedere è molto stabile. Oh, che bello, inizia anche a piovere, quindi penso che questo video non durerà ancora moltissimo. Doveva essere un video di presentazione, invece. Perché costa, però ne vale la pena. È veramente figo. Per piacere a me togli i droni. Non c'è troppo vento, ragazzi. Mi caga addosso. Ve lo faccio vedere meglio. C'è troppo vento. Oh, è sceso e non c'è più vento. Là là, che figata. Si vede, A me è se ne piaciuto sta qua. tantissimo. Facciamo anche un altro ricordino, eh? Non sta piovendo o sta piovendo tanto? Ogni tanto sento qualche goccia, ogni tanto no. Non riesco a capire se è il mare, se butta il vento. Eccolo qua che decolla. Di nuovo. Mio marito mi fa ammazzare. Salvo la Per vita. terra c'era quello. Anche col vento lui riesce a rimanere fermo e stabile. Vedete la bandiera? Come si muove? Eppure lui imperterrito. È lì, fermo immobile. Un altro drone sarebbe già andato via, come ha fatto il primo che abbiamo comprato, che è volato a righi su qualche albero disperso, mai più ritrovato. 150 euro buttati nel sasso. Questo non c'è che dire, è proprio fighissimo. Per piacere, ripeto, per piacere a me che li odio, vuol dire che è veramente bello e ne vale la pena comprarlo. Costa, ma ti vale tutti. Beh, ora non lo mando tanto in alto perché la giornata non è delle migliori, però ha delle prestazioni molto più. Va molto più in alto ed è molto più bello. L'ultima inquadratura. Ciao Phantom! Ciao! Ciao a tutti, qua piove e dobbiamo interrompere, ci vediamo alla prossima, magari con una bella giornata di sole così possiamo far vedere veramente cosa fa su di.